in the backyard of your old farm in the summer. Stayed there for 3 weeks where we learned to love each other. Wrote you a letter, sent a message. Questa è la mia colazione, bellissima. Non vedete la frutta perché non ce l'ho in casa. Non perché non la mangio più o cose strane. Semplicemente non ce l'ho in casa, quindi sono costretta a non metterla. Oggi è un grande giorno, sono contentissima. Oggi farò qualcosa che non ho mai fatto in vita mia e vi porterò me. Sicuramente quella, la persona con cui lo farò lo conoscete. Se l'avete anche già letto dal titolo. Non lo so, dipenderà dalla me del futuro. In ogni caso io adesso faccio colazione. Adesso sono le 8.56. Arriva alle 10.20 in autostazione, quindi devo andarla a prendere. E poi andiamo a fare le nostre... Vedrete tutto comunque. Questo è l'outfit di oggi. Ho messo questo top a maniche lunghe, ovviamente tutto Prozis, anche il top qua sotto. Sono contentissima, tutta nera, perché sì, tutto Prozis tranne i calzini che sono della Nike, però tagli. Vi lascio il link di questi leggings giù nell'info box, così se li volete. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I hey. Buon salve. Sette e mezzo, ma qui sono 70. Va bene così. Yeah.
scrivere ancora margine. RPE aria. Ride, allora che ride, e ride. Ascolta, è una cosa che già fa ridere. Di Dragon Esatto. Merda. Come che sei? Sono grossissima. Ok, adesso io e Alan abbiamo finito di fare le nostre... In realtà seguitemi su Instagram perché vi giuro che ho fatto delle foto bellissime. E le metteremo tra poco. Adesso abbiamo finito di allenarci, sono tipo le 3:15. Adesso andiamo a mangiare la poke, molto probabilmente. Sono contentissima. Alla fine... Perché? Alla fine siamo venuti a casa, perché erano tipo le 3 e era tutto chiuso, no, quindi... sono tipo le 4. No, le 4 ed è tutto chiuso, quindi adesso cucineremo qualcosa in casa. Com'è che io finisco sempre col cucinare? Cioè, che la gente venga a casa mia, che io vada da altre persone, io finisco sempre a cucinare. Alan è stato bravissimo. Guardate che... A mettere gli ingredienti nella ciotola. Vuol dire piatto gourmet? Noi ci accontentiamo, basta che la roba sia buona. Vi chiederete cos'è questa polverina? Ho provato a metterci il lievito alimentare di Prozis. Non sappiamo che gusto sia, ma bisogna provare le cose. Stiamo passando le foto. Guidaci sui social per vederle. Bene, adesso che abbiamo finito di modificare le foto, cioè di passare le foto, Alan mi farà il suo gelato. Quello di prosecco con la frutta. Facci vedere cosa ci serve. Ti rendi conto che non ha le proteine quelle del latte? Oh, wow, guardate ragazzi che consistenza. Beh, che bello, non potete dire niente di consistenza. Assurdo. Questo è il famoso gelato di Alan. Gelato, cioè, proteico, da 2 litri. Sono, cioè, 2 litri di pura goduria, guardate che consistenza, ragazzi. Ragazzi, dovete provare sta roba. Voto da 1 a 10. 11. Ma perché se ci pensi? Il gusto è buonissimo, la consistenza è similissima a un gelato. È quasi a metà tra un sorbetto, esatto, e poi un botto spumoso. E un gelato, esatto. È un botto spumoso. Si monta con l'aria. Siamo distrutti. Vabbè raga, io chiuderei qua il video. Andate sui nostri profili Instagram a vedere il bellissimo post condiviso che abbiamo fatto. Esatto. Io vi saluto qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Commentate. Seguitelo su Instagram, Alan Balca. E noi ci vediamo nel prossimo video.